Ciao gnoccone, ciao gnocchette, le pasticche, le pastette. Ciao bone! Eccola là. E poi vi darò delle novità anche sulla miscia, che ci sono delle belle novità. E anzi, vabbè, ve le metto magari in un video parlato. Ho fatto i capelli, sono stramorbidi perché questa volta ho tolto troppo la roba, tipo la schiuma, eccetera. Cercherò di non toccarmi. Bonjour, bonjour, bon petit amour. Allora, Bone, video attesissimo di Vinted perché c'ho della roba da panico paura. Giuro panico. Il trucco ve l'ho fatto. Guardate quanto caspiterina è bello. Anche se mi si stacca sto pezzo qui, tanto per cambiare. Fantastico, bello. Il davanti purtroppo mi si stacca un po'. Non sono più tanto brava. Allora, vediamo se abbiamo più luce. Sì. Cominciamo perché la robetta è tanta, non mi devo toccare i capelli. Ed è roba veramente, veramente strabella. Proprio di brutto. Partiamo con le cosine semplici. Allora, due body, perché io porto i body in una maniera esagerata. Anche questo è un body. Body, body, body a manetta. Belli, mi garbano, di Telly Whale, l'ho pagati 4 euro due body. Allora, uno è verde con l'apertura così, e uno, questi li devo lavare, mi sono arrivati adesso, io lo lavo sempre perché puzzicchiano, anche se non puzzicchiano li lavo lo stesso, e verde, 4, sì, ciao, vabbè, gami, verde e nero, 4 euro. Poi, altro body, pagato tipo, anche questo, anzi, questo, o 3 o 4 euro, anche questo. Che non ve li faccio vedere indossati, vi faccio vedere le altre cose però indossate. Questo è il body scollato di Cinghiina, fantastico, me lo sono già messo, bello, bello, bello. Veniamo ai pezzi forti che vi vorrei far vedere addosso. Allora, questa che ho addosso è una tuta di Shein, che io ho detto non compro di Shein, però ci ho fatto caso dopo che era di Shein. Verde, tipo, vedete. Era quella che vi dicevo che aveva pippoli bianchi, sono riuscita a toglierli quasi tutti. Questa che è pure corta e ve la faccio vedere perché ce l'avevo stamattina, è strabella. Ora che mi è andata via un po' di pancia, mostro la pancia. Allora, questo è il body, vediamo se riesco a farvi. Sì, il body, vabbè, la tuta, vediamo cosa riesco a farvi vedere. Forse mettendola qui. Allora, questa è la tuta. Guardate quanto è carina. 5 euro, eh? 5 soltanto 5 euro. Molto molto bella, mi piace assai. Qui sta così. Come sapete io non compro quasi mai cose a pancia di fuori, ma adesso che è un po' più gestibile la mia pancia. E questa è il sopra. Ora contro luce, voi lo vedete, una mazza. Guardate che bella. Bellissima, mi piace da impazzire. Poi così ve la mostro addosso. Altra cosa, pagata 10 euro. È questo giacchetto di Bershka che allora io giacchetti ce l'ho e lei mamma cari ma ce l'hai ma ce l'ho a casa io qua mi devo vestire ho già buttato due giacchetti uno perché si è rotta la cerniera e l'altro non lo porto tantissimo quello peloso che avevo stamani anche quello è di Vinted di un bel po' di tempo fa ma l'ho pagato 10 euro tutto peloso è bellissimo allora questo è di Bershka. Guardate quanto è bello, l'ho lavato ieri. Cappuccione immenso, 10 euro. 10. Non ho resistito, a parte il profumo adesso molto. Ve lo faccio vedere. Vi vorrei far vedere però di qua perché secondo me ci vedete meglio. Questo è il giacchetto. Perché mi garba farveli anche vedere addosso. Aspettate, ce la posso fare. Oddio, sti capelli, benedetta la mattina. Allora, eccolo qua. Cioè, guardate cosa non è questo giacchetto. La bellezza di questo giacchetto. La cappuccia enorme che io adoro. Adoro. L'adoro, la mia vita. Poi, sapete, a me il militare piace tantissimo. Ce n'avevo uno. Piuminato che però l'ho buttato perché era vecchissimo. E questo è il giacchetto. Passiamo a altre due cose pazzesche. Allora, guardate cosa non è.
così ve la faccio vedere direttamente addosso. Allora, io ho la stessa identica tuta dell'Adidas, rosa e nera, questa. Allora, questo è un giacchetto idem, con il pelo rosa, le maniche rosa, 10 euro, il problema è che è una S. Allora, anzi, secondo me era una XS, ma non è una XS, è una S. È inutile che io continui a comprare la S, mi sta troppo stretta la S, è patita. Questo 10 euro, Adidas vero, che lo metto con l'altra tuta dell'Adidas, identica, perfetto, non ha macchie, non ha niente, il dentro, cioè scusatemi la bellezza, ok, ve la faccio vedere indossata anche questo. Allora, il bello che a me piace di Vinted, il fatto è la bellezza dei prezzi, perché potete trovare roba veramente valida, buona, nuova, a 10 euro, capito? Io non vado a spendere di più perché non mi garba a spendere di più, altrimenti non prenderei da Vinted. Allora, questa è un po' piccinetta, vedete? Essendo una S, purtroppo la devo smettere, a me la S non mi va più. Quando ero anoressica mandava, ora la S non mi va più, lo porti lo stesso, perché per carità, magari metto sotto una maglia nera che mi faccia, E questa è la felpa con il pelo rosa, è bellissima, e poi da mettere sopra, è tipo un giacchetto che io metterò sopra alla tuta, questa è identica, è quella del Cile, si chiamano Cile questi, e costa tantissimo la roba Cile della... dell'Adidas, costa un'infinità. Ok, quindi siamo quasi in fondo, il pezzo forte ve lo lascio in fondo. Allora, questa è pazzesca, non ho resistito. Allora, io qua ho poca roba, non ho portato tutto, anche perché non mi entrerebbe nell'armadio, però piano piano, tanto ho buttato anche tanta roba a casa, buttata, l'ho data alla mia amica, è molto molto più magra di me adesso. Quindi, cioè, non vado a spendere tanto, però sto mese ho speso. Raga, mi devo levarmi soddisfazioni, specialmente adesso che sto da Dio, lavoro e ho le mie soddisfazioni. Le mie soddisfazioni sono farmi un tatuaggio, voi mi direte di viaggiare, verrà anche il viaggiare, però per adesso va bene così. Cioè, scusate, cioè, è vero, a mente se vede per niente. Allora, questa è una M, infatti è più bella, la scritta dietro è questa, è fatta tutto in ciniglia, eccola qua, ora ve la faccio vedere indossata, è un amore, pezzo forte, tenetevi strette, bonjour, bonjour, mon petit amour. Allora, Jordan, nuove, sono nuove, bimbe. Nuove, cioè, l'ho pagate, queste sono le flight, se vi ricordate bene quando ero con Alina vi ho fatto vedere le Jordan grigie, così, blu e gialle, c'hanno lo strappo qua, così, vedete, lo strappo, e mi garbano perché sono alte, altissime, le adoro le flight, le adoro, ci sarebbe un altro paio, non so se vi ricordate che io ho preso le Retro 6, 200 euro, sono nuove, non la mia mamma non le trova, sono a casa, e gli ho detto mamma ti prego trovale perché io le voglio mettere, 200 euro in scarpe, queste io le ho pagate 40 euro, cioè, naturalmente vengono dalla Spagna, la roba più bella dell'Adidas, della Jordan, solitamente viene dalla Spagna, o dalla Francia, sempre, ve le faccio vedere indossate, e poi vi faccio vedere insieme alla tutina. Questa è la tutina, cioè voi mi direte, Camilla non ti si vede per strada, lo so figliole, alla mia età, ce la fai a girarti scarpa, alla mia età dovrei mettermi roba un po' più sobria, e invece non ne la faccio a mettermi la roba sobria io, non esiste. Ok, questa è la tuta, bellina, mi sta anche giusta, ma è una M, guardate dietro, cioè a parte il mio gran sedere che non so muovere, vediamo se riesco a farvelo vedere, bella, mi piace assai, poi vi faccio vedere le scarpe, vediamo se riesco però, perché non so come farvele vedere,
vediamo qua, forse. Ok, e queste sono le scarpe. Cioè, scusatemi. Cioè, scusatemi. Cioè, lo vedete cosa sono queste scarpe? Cioè, sono bellissime da portare anche con la gonna. Belle, bambole, fanno panico, paura. Adoro, adoro le flight. Credo c'erano anche nere, tutte rosa. Però queste erano quelle messe meglio. Va bene? Uno degli haul è finito. Questo trucco fa paura. Sono sempre più gnocca. Sempre le tette più grandi. Citte, spero vi piaccia. Io vi adoro, siete la mia più grande sostegna. Volevo dire il mio più grande sostegno. Siete il mio più grande sostegno, vi lobo. Ciao bambolone, ciao. Scordata un pezzo. Allora, io non ho, ho anche le palette. 20 euro l'ho pagata. Ho preso la Huda Beauty, fantastica. Non avevo palette della Huda e ho preso la Huda Beauty a 20 euro. Allora, il prodotto è questo. Aspettate, questa è la palette, naturalmente un po' usata. La cosa che mi turba, lei mi dice è vera, perché ho controllato il rilievo, a tutto. Gli altri, aspettate, gli ombretti secondo me sono un po' secchi. Sono un po' secchi e io ho paura che sia falsa. Però il matte spacca, lo shimmer spacca, cioè... Ok, quello che non funziona molto bene è questo, che è una massa di glitter ruvidi. Guardate, niente. Allora gli ho chiesto, ma scusa, è normale? Lo chiedo a voi che avete la Huda, è normale che faccia questo verso? A me mi puzza. Però è il rilievo, le vere, le Huda false, questo non ce l'hanno il rilievo, questo neanche, questo brilla. Raga, a vederla, però è anche vero che su AliExpress le trovi veramente a tutto e per tutto uguali. Fatemi sapere per favore se questo ombretto a voi vi scrive, va bene? Dopo questo vi saluto, ciao bambole!